Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Questa sera parleremo di diabete. E per farlo siamo in collegamento da Palermo con il dottor Mario Manunta. Buonasera, dottore, e benvenuto. Buonasera a tutti. Dottor Manunta, si parla tantissimo di diabete, però in giro c'è tanta confusione tra la gente. Quindi lei che è un educatore in diabetologia, appunto della scuola AMD, associazione medici diabetologi, può farci chiarezza su questa malattia? Con piacere, perché penso che la consapevolezza della condizione di diabete è la eh, molla per iniziare un trattamento corretto e per seguire i noiosissimi consigli che siamo soliti dare ai nostri pazienti. Quindi, sì, facciamo assolutamente chiarezza. Il diabete viene visto come un problema eh, relegato alla eh, glicemia alterata, alla glicemia alta. In realtà, la glicemia alta è soltanto una spia. Eh, di eh, qualche cosa che non va nel nostro organismo, nello specifico nel metabolismo glucidico. Ecco, eh, con, da, attraverso queste immagini si vede come in realtà l'iperglicemia al centro, perché appunto la spia è, il, è la prima cosa di cui ci rendiamo conto e di cui si rendono conto le persone, ma guardate che corollario di eh, condizioni riguardano in realtà il diabete con un coinvolgimento sistemico direi quindi di tutti gli organi a partire dal fegato eh, il muscolo che non riesce a utilizzare più gli zuccheri che sono il combustibile del nostro organismo il pancreas che è un organo eh, principale in questa condizione perché è l'organo deputato a produrre l'insulina che è l'ormone che ci aiuta a gestire gli zuccheri a utilizzare gli zuccheri ma anche il, il cervello perché il cervello, tanto che è stato inserito eh, nel processo digestivo in quale, in, in quale misura? Eh, nella misura in cui il cervello regola il senso di sazietà, eh, e quindi anche alcune aree del nostro cervello sono importanti e vanno eh, tenute sotto controllo. Eh, poi il rene, perché è un organo bersaglio eh, del, del diabete. Tenuto, eh, non in adeguato compenso, l'intestino, perché l'intestino produce degli ormoni utilissimi per eh, riportare al benessere metabolico e poi il tessuto adiposo. Quello che vedete è un signore che si misura la circonferenza vita. Questa è una cosa eh, che dovremmo tenere presente un po' tutti, perché la circonferenza vita ha un, un valore molto più importante della misurazione del peso corporeo. Quindi il, al giorno d'oggi il, il tenere sotto controllo le glicemie è utile, ma nell'ottica non più glucocentrica, dove il glucosio prima di tutto, la glicemia prima di tutto, ma andando a eh, noi tecnicamente diciamo lavoriamo sugli outcome, cioè il diabetologo finalmente riduce la mortalità in quanto riduce, grazie alle terapie attuali, il rischio cardiovascolare. Dottor Manunta, lei che è un eh, diabetolico, diabetologo, diabetologo clinico da quasi 30 anni e per l'esattezza da 27 anni, ci dica per favore che cosa è cambiato nel trattamento del diabete di tipo 2? Proprio nel, nell'ottica di quello che ho appena detto. Che il problema non è soltanto la glicemia alterata, è cambiato moltissimo. Perché prima utilizzavamo dei farmaci oramai obsoleti, ma ahimè ancora molto eh, utilizzati, quantomeno da alcuni eh, non innovatori ehm, che avevano la proprietà di abbassare il valore della glicemia, ma in modo cosmetico. Quindi in un modo che è assolutamente inutile perché. E non si lavorava a fondo sulle cause che determinavano l'iperglicemia. Si abbassava il valore glicemico, ma non si riduceva la mortalità. Quindi è un, un controllo, dicevo, cosmetico. Spesso ai miei pazienti spiego che se io mi faccio trovare in ambulatorio con un bel parrucchino, con la chioma fluente, in realtà non ho risolto il problema della calvizie. E quindi. Uno viene distratto eh, da questo fatto. Quindi farmaci come le sulfaneure mettono il parrucchino al, ai valori della glicemia, che è una cosa che in realtà non interessa, non deve interessare a nessuno, è in molto più cambiano, profondo. Si il... cambiano solo i valori, ma non si va a curare quello che è il diabete. Quindi è esatto. solo apparenza. Apparentemente gli esami risultano magari quasi corretti, quasi perfetti, ma non si va ad approfondire, a curare quello che è il vero problema. Per quanto riguarda Benissimo, invece... accentrato, ha centrato esattamente il, il problema. È stato bravo lei a farmelo capire facendomi la metafora del parrucchino, che in effetti è molto calzante. Per quanto riguarda i dati Istat sulla popolazione, ci dicono che ci sono più di 3 milioni, 3 milioni di persone che soffrono appunto di diabete. E purtroppo le proiezioni ci dicono che questa, questo dato è in aumento cosa possiamo fare per evitare che ciò continui, cioè che l'aumento dei malati di diabete salga ancora. Allora, eh, ecco, quello che vedete sono le stime Istat dell'ultimo eh, gli ultimi dati pubblicati che si riferiscono ancora al 2016, quindi sono considerate che questi numeri sono ulteriormente incrementati. Eh, la linea di incremento della prevalenza eh, è in continuo aumento, quindi dobbiamo intervenire, dobbiamo intervenire in un modo efficace eh, la cosa positiva è che possiamo riuscirci il, il vero problema non sono tanto questi 3 milioni 200 mila eh, soggetti che hanno già il diabete il vero problema è la parte dell'iceberg nascosto cioè sono i 4 milioni di persone che hanno il diabete e non sanno di averlo spesso noi come società scientifiche quindi come MD o come SID che è l'acronimo di Società Italiana di Diabetologia, organizziamo la giornata mondiale del diabete. Eh, tutti quanti avranno visto nelle piazze di tutta di tutt Italia eh, un, un giorno preciso a novembre dove facciamo lo screening in piazza. Eh, quello diventa un, un momento eh, socialmente carino perché spesso i nostri pazienti ci vengono a trovare sul campo, ma in realtà quella giornata è dedicata a. Cercare di trovare tutte le persone che hanno già il diabete ma che in realtà non lo sanno. E se noi riusciamo a fare una buona prevenzione, eh, questi numeri eh, saranno destinati a bloccarsi e, e, e risolveremo realmente il problema perché, da una parte, con le terapie innovative, che sono per esempio eh, gli analoghi recettoriali al GLP-1, che oramai vengono somministrati anche eh, settimanalmente, quindi non si ha più neanche la scocciatura di dover prendere un numero elevato di compresse durante la giornata, oppure tramite un'altra categoria che sono eh, gli SGLT2 inibitori, eh, che anche questi sono farmaci che intervengono in modo profondo, eh, difendendo gli organi bersaglio dal danno della glicemia elevata, e quindi da una parte chi già ha il diabete può essere controllato in modo fisiologico, quindi naturale. Dall'altro, se noi facciamo una buona prevenzione, e quindi facciamo cultura, quindi io vi ringrazio, sono molto grato di questo nostro incontro, perché l'unica arma che abbiamo è quella di informare, ma in modo corretto. Eh, fortunatamente non esistono più le enciclopedie mediche, dove prima le persone andavano a, a sbirciare, a cercare il loro problema. Ora eh, c'è questo grande strumento che è Internet dove però bisogna stare attenti a che cosa si legge, perché si trova tutto e il contrario di tutto. Quindi eh, va bene per l'informazione eh, andare a cercare le fonti attendibili. Quindi voi giornalisti avete un ruolo molto importante, eh, dobbiamo lavorare insieme proprio per creare eh, cultura. Dottor Manunta, innanzitutto io la ringrazio per il modo in cui lei svolge il suo lavoro, che si vede che lo fa con grande professionalità e con grande passione e anche cercando di stare sempre all'avanguardia, andandosi a documentare e continuare a studiare per approfondire gli argomenti appunto che lei tratta. E poi volevo chiederle... Per quanto riguarda il, i campanelli d'allarme, quali sono i campanelli d'allarme appunto che ci devono far dire aspetta, vado dal diabetologo, vado a vedere se ho un problema. Allora, eh, grazie per questa domanda, ecco visto le, la, la sinergia fra, fra voi giornalisti e noi specialisti. Allora, i campanelli di allarme eh, sono molto, molto sfumati. Quindi è per questo che possono ehm, essere presenti, ma eh, l'organismo si abitua e quindi uno eh, cerca di... Eh, li sottostima. Quello che dovrebbe eh, muovere la prevenzione è intanto eh, sincerarsi che non ci siano altri componenti in famiglia con diabete, perché la familiarità è ehm, un fattore di rischio per andare incontro alla malattia diabetica familiarità e non ereditarietà come spesso si pensa. Se il diabete seguisse le leggi dell'ereditarietà, tutti da generazione a generazione eh, eh, andrebbero incontro al diabete. Invece la familiarità è una condizione che predispone, ma non è detto che eh, questa condizione si slatentizzi nel corso della vita. Quindi, se uno ha una familiarità, se uno è in sovrappeso se il, il modus vivendi è, è improntato alla sedentarietà, alla mancanza di esercizio fisico, alla dieta eh, sregolata, anche perché non è un discorso tanto di quantità, ma di eh, dieta sbilanciata. La dieta deve essere eh, messa in atto con l'etimologia greca di dieta, quindi corretto comportamento. Eh, quindi, in realtà, chi ha il diabete deve evitare gli eccessi, non, non ci sono grandi eh, privazioni da, da seguire. La dieta deve essere bilanciata con le proteine, devono essere presenti i grassi, devono essere presenti gli zuccheri, ma in modo bilanciato e, soprattutto, devono essere presenti le fibre, quindi le verdure, gli ortaggi. Questa è la dieta mediterranea, quindi eh, abbiamo scoperto l'acqua calda, però spesso tutti sanno cos'è la dieta mediterranea ma nessuno la mette in pratica. Eh, quindi la prevenzione parte da questo. I sintomi campanello eh, sono l'urinare spesso, soprattutto durante la notte. E questo è un sintomo che può essere, diciamo, eh, scambiato nei soggetti sesso maschile per disturbi di tipo prostatico. Ma in realtà eh, sono, eh, eh, vogliono eh, indicare che c'è qualcosa che non va nel metabolismo glicemico. Questo perché vi racconto questa, eh, questa storiella così eh, vi resta maggiormente impresso. Il nome diabete deriva dall'antico greco diabaino, passare attraverso. Questo perché? Perché quando il tasso glicemico sale troppo nel sangue. Gli zuccheri in eccesso si riversano nelle urine, quindi passano dal sangue alle urine. Questo passaggio appunto di abbaino ha dato il nome di, al diabete. Quindi, urinare spesso e soprattutto durante la notte è uno di quei sintomi. La stanchezza, la difficoltà a mantenere la concentrazione ehm, nelle ore di lavoro, di studio, eccetera, eccetera, questo è un altro sintomo. La polifagia, quindi avere molta fame e soprattutto una fame specifica rivolta verso i cibi dolci. Quindi come vedete i sintomi sono assolutamente aspecifici, che possono non essere dovuti a questo, come possono. Quindi la prima cosa importante della è la familiarità e se si ha il dubbio rivolgersi sempre al medico di famiglia. Sarà poi il medico di famiglia ad andare avanti con... Eh, esami di secondo livello e approfondire la situazione, e poi, nel, nei casi un po' più complicati, rivolgersi e indirizzare a noi specialisti. Questa è la, la strada eh, da conseguire. Anche perché, aggiungo quest'altra cosa: il, spesso le persone eh, credono che il diabete sia una mancanza di insulina. Non è così, soprattutto nelle prime fasi della malattia. Eh, eh, il problema è esattamente opposto. È un eccesso di insulina che si accumula perché non utilizzato. Quindi, l'ormone che serve per gestire eh, gli zuccheri non viene utilizzato nel modo corretto dall'organismo. L'insulina per poter agire deve legarsi ai propri recettori che dovete immaginare come una presa. Quindi, se io voglio usare qualunque elettrodomestico, il televisore, ho la necessità di attaccare la spina nella presa elettrica. ecco se io ho la presa che non funziona, il televisore può essere il più bel televisore del mondo, ma non, lo potrò, eh, non potrò vedere la mia trasmissione preferita. L'insulina funziona così: deve legarsi al proprio recettore che si trova sulla superficie delle nostre cellule, nei muscoli, nel tessuto adiposo, eccetera. Una volta che avviene il corretto legame tra l'ormone e il suo recettore, l'utilizzazione avviene in modo fisiologico. Quindi, l'eccesso di insulina. Non soltanto non riesce a garantire l'utilizzazione degli zuccheri, ma anzi fa danno, fa danno alle grosse arterie e amplifica il, pro il, il processo perché l'insulina è per antonomasia un ormone anabolizzante. Io la ringrazio dottor Manunta per essere stato in collegamento con noi oggi. Io ringrazio voi, è stato un privilegio. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.